Siamo al telefono con Achille Bonitoliva. Intanto, buongiorno. Senta, vorrei chiederle un suo commento a proposito della polemica suscitata dall'opera del fotografo statunitense Andrés Serrano, intitolata Peace Christ, in italiano Cristo di Piscio, che ritrae appunto un crocifisso immerso nell'urina dello stesso artista. L'opera doveva essere presente all'interno di una mostra che inaugura il Festival della Fotografia di Lucca tra pochi giorni, ma a causa delle polemiche sollevate, in primis da due consiglieri regionali della Lega Nord, il direttore della mostra Enrico Stefanelli ha deciso di non esporle. Lei cosa ne pensa? Penso che è grave che il direttore del festival si sia piegato al diktat dei leghisti, noti bottegai, soggetti politici, per portarli solo a pensare agli interessi, all'economia, al territorio. Hanno un'idea autarchica della vita e di tutto, si vede per come si comportano anche con, diciamo, con la tragedia degli emigranti e degli sbarchi in Sicilia. Quindi direi un'ottusità completa di uomini politici a cui però un direttore di un festival si piega, e questo è molto grave. Io conosco bene Serrano, sono stato il critico, l'ha portato in Italia, sfondando la Biennale di Venezia del 93. Io penso che sia un artista assolutamente di rilievo, radicale, non scandaloso né scandalistico. Quindi ha realizzato un'opera assolutamente che ha tutt'altro senso. Cioè, dire, il Cristo in effetti può mettersi in qualsiasi materia, che trasfigura qualsiasi, diciamo, materiale, anche basso, putrido, in quanto è il suo segno, nox in Dio vinces, è il suo segno che può attraversare tutto ed essere un segno miracoloso. E infatti, se lei conosce e ha visto questo lavoro, si accorgerà che assolutamente non produce nel visitatore, in chi guarda, nel pubblico, nessun orrore, nessun raccapriccio. Vince la trasparenza, vince questo segno immenso, un colore, diciamo, quasi dorato. Certo, la cosa singolare, mi scusi, in ultimis, di questo, diciamo, scandalo, di questa censura è che peraltro quest'opera risale al 1987, quindi ha quasi 30 anni. Festeggiare un anniversario in maniera direi retrograda, bigotta, legata a un'idea, diciamo, anche di religione che assolutamente ottusa. E Certo. perciò è grave che però non si risponda adeguatamente, non si ha il coraggio di affrontare la censura e non aver paura e non ritirarsi ed esporre l'opera. Quindi questo direttore, diciamo, del festival assolutamente ritengono che non ha avuto coraggio culturale e capacità di combattere e di affrontare, diciamo, un giudizio che non compete a due consiglieri, oltretutto, Certo, diciamo, della Lega, assolutamente. perché in questo modo hanno dimostrato di essere di bassa Lega. Dati i tempi che viviamo, insomma, quindi la disponibilità di immagini, l'accessibilità, ecco, di immagini, lei non trova che questo tipo di censura non faccia altro che in sostanza amplificare poi in realtà, la portata dell'opera, nel senso che grazie a questa censura molti scopriranno magari questo fotografo o comunque andranno a vedere. Non magari dal vivo, ma vedranno Bene, io conosco l'immagine bene dell'opera. l'opera di Serrano, conosco anche l'artista di persona, non credo che gli si serva di questi espedienti. Di fatto poi nella comunicazione questi divieti funzionano come amplificazione e anche, diciamo, un segnale che può acutizzare l'attenzione del pubblico. Certo, perfetto. Io la ringrazio molto di questa sua testimonianza. Va bene, buon lavoro. Grazie, arrivederci.